Ben amici del Salto Quad, siamo sempre qua allo stand di Asus. Questo è lo Zenfone Selfie, un nuovo prodotto della casa Asus. Guardiamo un attimino la fotocamera davanti, la fotocamera secondaria, come è potente, perché abbiamo una 13 megapixel con doppio flash LED e lo stabilizzatore, scusate, la messa a fuoco laser dietro, ma questa fotocamera è davvero molto performante. Infatti il telefono si chiama Zenfone Selfie. Abbiamo uno Snapdragon 615, 3 GB di RAM, una batteria da 3000 mAh, non abbiamo il fast recharge, quindi neanche il Type-C, abbiamo il classico adattatore USB, micro USB, pannello da 401 ppi, insomma un pannello davvero molto, molto interessante. L'esperienza è la classica di Asus, nulla di particolare. Le main feature principali sono la camera da 13 megapixel con il doppio flash LED, e dietro abbiamo la camera sempre da 13 megapixel con il doppio flash LED e la messa a fuoco di tipo laser. Il bilanciere del volume come sugli ultimi Asus, e la back cover removibile. La batteria è una 3000 mAh, come dicevo, non removibile. Abbiamo il doppio tap, ma una cosa molto carina che è davvero molto interessante è il fatto che abbiamo la possibilità delle gesto. Infatti se andiamo a selezionare S si attiverà la fotocamera, intanto vi saluto, ciao, la fotocamera da 13 megapixel. Andiamo a fare una foto, anzi togliamo la modalità bellezza perché è davvero devastante la modalità bellezza. Non è questa, credo sia questa, andiamo a toglierla, eccola qua, l'abbiamo tolta, quindi questo è davvero veritiero. Andiamo a fare il selfie, andiamo a vedere la qualità fotografica della foto, davvero molto buona. La messa a fuoco è veramente veloce, molto funzionale, insomma un telefono che secondo me avrà un discreto successo. Le feature sono belle, il terminale si tiene in mano bene, insomma è come lo Zenfone 2 di Asus che abbiamo qui, praticamente è il medesimo, come potete vedere non ci sono particolari differenze, a parte la cover che devo dire è stata un attimino modificata. Questa cover di color blu trattiene un pelino le ditate, e il display, ancora una volta Asus non lo vuole far diventare olofobico, infatti vedete che tiene un attimino le ditate, e quindi questo non è sicuramente una cosa positiva. Se facciamo ancora C, andiamo poi ad aprire la fotocamera frontale. Fotocamera frontale che la proviamo subito su questo ragazzo, che non gli diciamo niente, gli facciamo una foto e lui non se ne è neanche accorto. Andiamo a vedere un attimino la qualità fotografica, guardate com'è bella, la luminosità l'ho già impostata al massimo, e niente, che dire, per questa breve preview del Zenfone Selfie è tutto. Vi ringrazio dalle Sound Tech World e vi invito ad iscrivervi al canale, ciao e al prossimo video.